SD Trinac è un'associazione sportiva che nasce a Porto Empedocle. Ecco, quali sono i progetti che state portando avanti? Allora, noi fin dal 2002 i progetti che portiamo avanti sono la scuola calcio e la scuola di pallavolo. Da quest'anno stiamo lavorando, dato le molte richieste che abbiamo avuto, con la scuola calcio femminile. I progetti che abbiamo in cantiere sono tanti. Intanto di continuare a sviluppare la scuola calcio. Il prossimo anno partiremo con la partecipazione ai campionati regionali. Poi stiamo sviluppando pure la scuola calcio femminile, non solo rivolta alle ragazze adulte, ma anche alle piccoline. Un altro progetto che stiamo portando avanti, che per noi è molto importante, anche spero per la comunità empedoclina e agrigentina, lo sport per diversi abili. La scuola calcio femminile è a buon livello, ecco, nel campionato quale appunto la posizione che ricoprono? Attualmente il campionato femminile è all'inizio, abbiamo fatto solo la prima partita di campionato dove le ragazze hanno vinto e a giorni abbiamo uno scontro diretto contro una società di Sciacca. Cosa ti aspetti e qual è l'augurio che fai a questa squadra? La squadra gli faccio un in bocca al lupo che possono dare il massimo ai ragazzi, anche se sappiamo che c'è molto da lavorare perché è una squadra allestita quest'anno e ancora molte ragazze devono migliorare. La prima scuola calcio 5 femminile, com'è stata e com'è partita appunto l'idea? Ma l'idea è partita innanzitutto dall'input che mi hanno dato alcune ragazze che sono veterane del calcio, gente che ha giocato ad alti livelli negli anni passati. Il calcio femminile a Porto Empedocle esisteva, però era ad 11, poi è scomparso come sta scomparendo un pochettino un po' tutto lo sport qui a Porto Empedocle, e così parlando con le ragazze dice: mister, facciamo questo progetto. È stato un progetto effettivamente pensato, studiato, e ora stiamo realizzando, diciamo così, quello che era, diciamo che è il progetto che abbiamo fatto assieme alle ragazze, assieme a Giovanni e alla società naturalmente che noi rappresentiamo. È un progetto che andrà oltre Porto Empedocle perché, essendo la società affiliata al Genoa Calcio, per ogni squadra di Serie A o ogni squadra professionistica maschile ci dovrà necessariamente essere pure la squadra femminile. E quindi, guardando in prospettiva, anche con l'affiliazione con il Genoa, diciamo, in un certo senso cerchiamo di avere e di creare una sinergia tra noi e loro per poter dare anche qualche piccola promessa femminile che c'è ed esiste oggi a Porto Empedocle. Come fare ad iscriversi alla scuola calcio femminile? Beh, per quanto riguarda la scuola calcio femminile, per iscriversi bisogna rivolgersi alla società, la Trinacria naturalmente di Porto Empedocle, che opera sia qua nella palestra che nel campetto di via Milano, e quindi basta presentarsi e daremo tutte le informazioni utili per fare l'iscrizione. Quindi naturalmente noi ora andremo ad incontrare anche i presidi delle scuole per vedere se ci danno la possibilità di avere accesso e parlare anche con le ragazzine di scuola media, e piano piano stiamo cercando di farci conoscere, quindi di dare anche a Porto Empedocle questa, diciamo, di far sapere che esiste questa bellissima realtà. Se l'in bocca al lupo appunto per la prossima partita. Ma guarda, a me interessa semplicemente che loro si divertano, che stiano assieme, che creino gruppo e che crescano tra di loro, e perché lo sport non è solo dare un calcio al pallone. Abbiamo qui il capitano, ecco, qual è lo spirito della squadra e cosa puntate veramente? Allora, noi in teoria è da molti anni che tentiamo di fare una scuola di calcio femminile, incominciando dai bimbi fino all'età mia, oltre anche. E noi vogliamo ampliare la conoscenza del calcio femminile perché è stato sempre un tabù da tanti anni, e quindi ora vogliamo che questo tabù si sfata e quindi costruire qualcosa di bello per le ragazze, per chi è appassionato e per chi ha voglia di lavorare. Ecco appunto l'augurio che fai a tutta la squadra qual è? Il mio augurio è che noi riusciamo ad arrivare a livelli di
come posso dire, di onorare Porto Empedocle in primis e di tante e tante tante vittorie. Un appello all'amministrazione comunale? Sì, noi chiediamo all'amministrazione di darci un aiuto, perché noi facciamo tutto sempre giorno dopo giorno, noi lavoriamo giorno dopo giorno, ci aiutano un sacco di persone, mister Giovanni, mister Milazzo ci ha aiutato. Speriamo che anche l'amministrazione ci dia una mano d'aiuto, anche con i fondi, con le strutture e tutto il resto.